e bentornati in questo nuovissimo video sul mio canale. Finalmente ragazzi sono tornato qui con un nuovo video prima del post partita, che sarà l'ultima partita di Serie A, ovviamente quella di domani tra Cagliari e Milan. Il Milan ormai è in Europa League e quindi non ha più nulla da chiedere, ma ovviamente sono altre le situazioni che sono venute a galla in questo periodo. In questo video vi voglio parlare di una questione veramente molto ma molto delicata. È un punto veramente difficile, sto parlando del rinnovo di Gigio Donnarumma. Che dire ragazzi, è un tormentone, sarà un tormentone dell'estate del Milan. Ovviamente Fassone ha la priorità assoluta di rinnovare questo calciatore, su cui il Milan ovviamente ha costruito le proprie basi per i prossimi anni. Bisogna ripartire da Donnarumma, questo è un segnale che ormai abbiamo tutti colto fin da tanto tempo, però ovviamente non è assolutamente semplice rinnovargli il contratto. Il Milan addirittura ha scatenato, se si può dire, una minaccia così al calciatore, ma soprattutto qua l'intruso è Mino Raiola, e poi secondo me era una questione che comunque non poteva risolversi prima, soprattutto per il closing che è avvenuto, per le varie difficoltà societarie. Quindi siamo arrivati ancora a giugno che stiamo ancora discutendo su questo rinnovo. Come detto, c'è Mino Raiola di mezzo, che non è un uomo semplice, è un uomo molto duro e tosto anche da sopportare, non solo da sopportare perché anche da convincere, poiché la situazione è veramente molto molto complicata. Il Milan assolutamente non vuole farsi intimorire da questa gente, l'ha già dimostrato, perché ha messo alle corde assolutamente Gigio e Raiola con le dichiarazioni che sono state avvenute. Ovviamente non si vogliono far comandare da questa gente che lo conosciamo veramente molto bene. Il Milan ha mandato un ultimatum a Gigio Donnarumma: o Gigio rinnova o panchina per l'anno prossimo, cioè, e poi ovviamente si potrebbe liberare a parametro zero, quindi potrebbe scegliere qualsiasi squadra. Ovviamente Raiola ha risposto a questa dichiarazione del Milan, non credo che il Milan abbia detto queste cose, soprattutto Gigio non lo vende a parametro zero, questo ha detto. Però ovviamente le richieste di Raiola sono troppo elevate per, diciamo, quello che può dare il Milan a Donnarumma, che comunque non si spinge assolutamente oltre i 3 milioni e mezzo patuiti, almeno così sembra, e più la fascia di capitano al massimo, anche se non sono tantissimo d'accordo su questa cosa, perché veramente un giocatore troppo giovane la fascia non la può secondo me ancora avere. E però 3 milioni e mezzo sono 3 milioni e mezzo comunque, che ci stanno rispetto a ciò che guadagnava fino a poco fa, e sta ancora guadagnando perché quel contratto scade nel 2018. Però ovviamente tocca alzare l'ingaggio, questo è poco ma sicuro, ma 3 milioni e mezzo ci stanno tutti. Invece Raiola, come sapete, chiede addirittura una cifra di 6 milioni, cosa che il Milan non può veramente permettersi. Raiola, anche precedentemente a questa dichiarazione del Milan, ha comunque risposto al Milan dicendo che nessuno ha detto che Gigio non voglia rinnovare con il Milan. Ovviamente Donnarumma sta zitto, perché in questi casi secondo me è giusto non dare dichiarazioni, perché abbiamo parlato da parte del Milan che ha lanciato questa frecciatina Donnarumma e Raiola, abbiamo parlato delle risposte di Raiola a queste frecciatine del Milan. Adesso ovviamente si parla anche di Donnarumma, che giustamente non sta dicendo e non sta esprimendo una sua opinione, poiché non è lui che decide totalmente, c'è questo Raiola di mezzo, il fatto economico non è semplice da risolvere. Donnarumma, era rimasta le dichiarazioni di gennaio, anche dopo la partita con la Juventus, vari segnali che comunque noi tifosi del Milan non ci siamo assolutamente scordati, il bacio sulla maglia dopo la partita con la Juventus, le varie dichiarazioni, voglio rimanere al Milan, poi in estate si vedrà. Quindi questo è il fatto, è una preoccupazione che comunque rientra nelle menti dei tifosi rossoneri, perché non è facile digerire una cosa del genere. Vorremmo essere tutti sicuri di un suo rinnovo, perché è veramente fondamentale, sarebbe brutto il contrario non averlo, e addirittura metterlo in panchina sarebbe una cosa vergognosa fare questa cosa. Però assolutamente è, diciamo, una frecciatina lanciata dal Milan per convincere ancora di più Gigio Donnarumma. Vedremo se riuscirà a convincere anche Mino Raiola, ma assolutamente più i giorni passano e Mino Raiola, diciamo, è più contento, perché più giorni passano lui gli fa solo che bene portare avanti questa trattativa fino alla fine. Quindi ragazzi, speriamo che ci sia una svolta ben presto, ma assolutamente quei soldi che chiede Raiola se li può veramente scordare. Donnarumma ama il Milan, è milanista fin da bambino e la famiglia è assolutamente d'accordo alla sua permanenza qui in rossonero, quindi non vedo perché non dovrebbe rinnovare Gigio, speriamo in bene. Io sono fiducioso, però comunque ci sono queste dichiarazioni, siamo anche abituati a sentire queste dichiarazioni che cercano di metterci in difficoltà, cercano comunque di fare, se si può dire, gossip e di mettere in difficoltà comunque questa situazione. Questa è la mia opinione su questo video, ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Si sa che Raiola è una persona complessa,
è veramente è un uomo che rompe sempre le palle, non solo con queste trattative, ovviamente i giocatori più emergenti, i giocatori più affermati, ce l'ha sempre lui. Noi ci becchiamo al prossimo video, lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Sempre Forza Milan e Gigio rimani da noi, solo da noi. Rinnova con questo Milan che è la squadra che ami e noi ti amiamo tantissimo. Bella ragazzi, Forza Milan.